Da 9 anni non la vedo e non la sento. È una cosa che non auguro a nessuno. A quei tempi non volevo che stessero insieme. Le dicevo: «Ma sei fidanzata con tuo padre?» Sono le parole di Elisabetta Sciaini, madre di Sibora Gagani, una ragazza di Nettuno, in provincia di Roma, sparita nel 2014 da Torremolinos, nel sud della Spagna, dove si era trasferita. Un mistero che dura da 9 anni e che sembra vicino a una svolta. La polizia spagnola ha arrestato un uomo che all'epoca era il fidanzato di Sibora. Si chiama Marco Gaio Romeo, ha 45 anni ed è anche lui di Nettuno. È accusato di aver ucciso la sua attuale compagna spagnola Paola con 14 coltellate. La donna, madre di 4 figli, è stata uccisa nella città di Torremolinos, la stessa città dalla quale è sparita Sibora. È solo una coincidenza? Forse no, perché Romeo, interrogato, avrebbe confessato ai poliziotti di aver ucciso anche Sibora e di averla murata in casa. Una dichiarazione scioccante, che ha poi ritrattato. La notizia della confessione ha raggiunto la madre Elisabetta, che ha origini albanesi. Ha detto: «Ho appreso tutto dalla stampa. So che i poliziotti hanno fatto una perquisizione senza tuttavia trovare Sibora. A me nessuno ha comunicato nulla. Ritengo che al 99% mia figlia sia morta, ma in quell'1% ripongo la speranza che possa essere riuscita a scappare dal killer». Sibora era una ragazza allegra e spensierata. Lavorava come barista. Aveva molti amici a Nettuno che le volevano bene. Ma la sua vita è cambiata nel momento in cui ha incontrato Marco Gaio Romeo, 14 anni più grande di lei. E la madre Elisabetta la metteva in guardia. «Ma sei fidanzata con tuo padre?» Insieme, nel 2011, si erano trasferiti in Spagna, sulla Costa del Sol. Sibora era molto legata alla madre e la chiamava spesso. Durante queste telefonate raccontava della sua relazione con il fidanzato. All'inizio le cose andavano bene, ma poi tutto cambiò. I litigi diventavano sempre più frequenti, così decise di lasciarlo. Ma aveva paura di lui. La madre ricorda che la figlia le disse: «Se lo lascio mi tocca sparire, altrimenti non mi lascia». Alla fine del 2013 la giovane è tornata a Nettuno per qualche mese, ma l'uomo l'ha raggiunta in Italia ed è riuscito a convincerla a tornare in Spagna con lui, non solo. Decisero anche di sposarsi. Continua la madre: «L'ultima volta che l'ho sentita, a fine luglio 2014, mi disse che voleva lasciarlo definitivamente perché non era un ragazzo normale. Mi disse: "Ti giuro che questa volta è l'ultima". E infatti fu l'ultima». Sibora cambiò il numero di telefono per evitare che lui la trovasse, ma non fece in tempo a scappare. Un giorno la madre ricevette una telefonata inaspettata. «Ciao Elisabetta, Sibora è da voi? Abbiamo litigato da 2 giorni e non è più tornata». Era Marco Gaio Romeo. Continua la madre: «Mi disse che mia figlia era andata via senza vestiti, ma poi si scoprì che qualcuno l'aveva vista uscire con le valigie. Romeo sosteneva che io la stessi nascondendo in Italia». All'epoca l'uomo era preoccupato di crearsi un alibi e di allontanare i sospetti da lui. Non ha nemmeno sporto una denuncia di scomparsa. Di Sibora non si sono più avute notizie fino ai giorni scorsi, quando Marco Gaio è stato arrestato per l'omicidio dell'attuale compagna, dalla quale aveva avuto un figlio. L'omicidio è avvenuto a seguito di un litigio. I vicini di casa, che hanno sentito le urla, hanno chiamato la polizia. L'uomo è stato arrestato. Inizialmente si è rifiutato di rispondere alle domande degli investigatori. La polizia gli ha poi mostrato una foto di Sibora. Vedendola, Romeo avrebbe confessato l'omicidio. Le sue parole, successivamente smentite, sono al vaglio degli inquirenti. Il giudice ha ordinato la perquisizione dell'appartamento in cui Sibora e Romeo hanno vissuto tra il 2011 e il 2014. Una 20ina di agenti sono entrati nell'abitazione, un attico diviso su 2 piani nel centro della cittadina di Torremolinos. Hanno controllato ogni parete,
alla ricerca del corpo della barista o di indizi per trovarlo, utilizzando speciali telecamere e attrezzature di ultima generazione in grado di individuare resti umani. Hanno setacciato ogni centimetro della stanza, ma di Sibora nessuna traccia. L'ha nascosta da qualche altra parte? È lui, l'assassino? Il mistero sembra vicino a una svolta.